Dai, spostati verso destra. Ti faccio fuori, Liz. No! Sì! È fatto. Il mio è quasi finito. Ne è rimasto ancora uno. Che vinca la migliore. E via! Ovviamente. Beh, chi farà la prima mossa? La tensione si potrebbe tagliare con un coltello. Ah! Avanti, forza! L'ho visto io per prima. Dammi! Sul mio cadavere. Si può fare. Non ci posso credere. Ho vinto. Ma non è giusto. Mi permetto di dissentire. Adesso sono rimasta con niente. Che schifo di sabato sera. Vorrei tanto cambiare le cose. In effetti, forse posso. Devo solo mettermi al lavoro. Facciamolo. Riempi una ciotola con della soda al limone. Poi aggiungi qualche goccia di colorante alimentare. Mescola, così si amalgama. Sì, mescola per bene. Bene, e ora la gelatina. Una volta che è tutta dentro, mescola in modo che si assorba. Una volta che è così, vai in frigo. Prendi una vaschetta per i cubetti di ghiaccio e versa il composto. Proprio così. Metti il coperchio e inietta il resto, in modo che sia tutto pieno. Sì, tutto quanto. Dopo un po' di tempo in frigo, saranno così. E ora il passaggio successivo. E via sul bastoncino, come dei lecca-lecca di gelatina. E dai, aspetta che li veda Lizzy! Ti stai mangiando un lecca-lecca? Ho deciso di farne anche io! E questo l'ho quasi finito! Eh no! Uffa, ma com'è prepotente! È l'ora del lecca-lecca! Sembra buono, eh? Beh, lo è! Sono così brava in cucina! Esaltata! Pronta, partenza e gira! Oh, ciambelle! Non credo che ne abbiamo, sai? Forse possiamo usare questi? Sono come delle mini ciambelle. Proviamo, sì! Prima ne versiamo un po' su un piatto. Ho già fame! Ti piacciono i miei occhi? So io come trasformarli in vere ciambelle. Se li metto nel microonde, forse cresceranno, giusto? Vedi qualcosa? Non ci credo! Sono dei mostri! E profumano di frutta! Manca ancora una cosa, però! Eh? Ma dove li porti, scusa? Stai riprendendo, vero? 3, 2, 1 e guarda un po'! Hai mai visto delle ciambelle così grandi? Lo facciamo? Sì! Di nuovo dentro! Non ci posso credere! Ciao, ciambella gigante! Di sicuro questo è un record! Oh, te la riprenditi! Perché non la metti qui, eh? Ok! Ho anche del latte! Non hai mai mangiato dei cereali così?
Latte, latte ovunque! Chi l'assaggia per prima? Non ho mai voluto tagliare i cereali così tanto! Grazie! Diamo il primo morso insieme! Ma che sta succedendo qui? Sono sempre uguali. Questo TikTok è un vero fallimento. Oh no, non immaginavo che sarebbe andata così. Questo non lo riprendo di certo. Grazie a Dio, è ora di pranzo. Ho sognato questo sandwich per ore. Potrei mangiare questa roba tutto il giorno. Un altro po' non farà male. Andiamo! Papille gustative, tenetevi pronte! Le cose stanno per di... Ehi, non dovrebbe colare tutto! Odio avere le mani appiccicose! No! Oh, avevo dimenticato che fossero lì! Se odiate i sandwich traboccanti, provate questo trucchetto! Spalmate bene come al solito, poi aggiungete il secondo strato di pezzo di pane. Tagliate tutta la crosta e con la forchetta premete per bene i bordi. Non abbiate paura di premere un po'. Adesso prendete il vostro panino e mettetelo nel tostapane. Una volta fatto, lasciatelo raffreddare per un minuto e tagliatelo al centro. Eccolo pronto! Senza sbavature come dovrebbe essere. Grazie a Dio è venerdì. Dove hai preso il gelato? Sul serio, Bella? Volevo solo un assaggio. Vi piacciono i gelati e i biscotti? Allora prendete un coltello affilato come questo e tagliate la parte superiore del cartone. Fate attenzione al taglio perfetto per il biscotto gelato perfetto! Qualcuno ne ha ordinato uno? Vieni dalla mamma! Il boccone perfetto! Chef Brian a rapporto! Stai preparando la cena? Non pensarci nemmeno! Posso fare uno spuntino? No! Mi bastano un paio di patatine! Che cos'è? Ehi, no significa no, David! Ti rovinerai l'appetito! Ah, che profumo delizioso! Alla fine David è riuscito a rubare un biscotto! Non farti vedere da Brian! Ehi, ce n'erano 8 qui dentro! E questi sono stati morsi da qualcuno. A chi verrebbe in mente di fare questo? Mi viene in mente solo una persona, il cui nome inizia con D. Ho un sacco di farina qui. E potrebbe tornarmi utile. Insieme a questo, per questo scherzo, tagliate una fessura sul fondo del sacchetto. Una volta in posizione verticale, versate una tazza di farina all'interno e poi un'altra fino a riempirlo. Non dimenticate di chiuderlo. David? Non mi sento molto bene. Perché non lo mangi tu? Oh, non farmi insistere. Non preoccuparti di queste cose. Cavolo, grazie, Brian. Wow! Qualcuno ha ordinato mezzo chilo di farina? Dove sono le patatine? Sei stato tu? È stato divertente, credo. Dai, prendi la palla! Ehi, Brian, ti piace la partita? Ti spiace se mangio mentre guardiamo? Ora sì che ci siamo! Ehi, David, vuoi un po' di sushi? Eh?
No, niente crostacei per me, grazie. Allora sarà tutto mio. Forza con queste bacchette. David, perché non provi a masticare più forte? Non ne posso più. Adesso basta. Che problema hai? Scusa, mi sono lasciato trasportare. Quindi a David piacciono i chewing gum. Chissà che ne pensa di un al wasabi. Vediamo se apprezza il sapore di wasabi. Oh, David? Gomma? Grazie, amico. Oh, menta fredda, la mia preferita. Sarà sicuramente forte. Perché ho la bocca in fiamme?